Oggi il nostro amico Gianfranco Fiore, direttore Food and Beverage di Famera Internazionale, ci guiderà passo passo alla creazione di un cocktail bello, fresco, a base di frutta. Ciao Andrea, grazie mille per la linea. Allora, oggi ti preparo un cocktail veramente speciale, fatto con frutta, adatto ai nostri bambini e realizzabile anche con quello che noi abbiamo a casa. Come si prepara? Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di mirtilli, di un pompelmo e di un melograno. Come si prepara? Prendiamo i mirtilli, li mettiamo all'interno del nostro Boston, utilizziamo un pestino per pestare ed estrarre quello che è il succo del mirtillo. Aggiungiamo mezzo bicchiere di acqua e un cucchiaio di zucchero. Versiamo tutto il nostro composto all'interno di un pentolino che porteremo ad ebollizione creando proprio un vero sciroppo. Il secondo ingrediente che andremo ad utilizzare è il succo di pompelmo. Prendiamo un pompelmo, lo dividiamo in due metà, utilizziamo un spremiagrumi ed estraiamo quello che è il suo succo. Ultimo e terzo ingrediente è il succo di melograno, fatto con i grani del melograno, viene pulito, non utilizzate le parti bianche, quindi sgranellatelo per bene, mettetelo all'interno del boston e utilizzate sempre il nostro pestino per poter avere la parte liquida. Potete aggiungerci dello zucchero liquido per addolcire il sapore abbastanza aspro del melograno. Dobbiamo soltanto metterlo all'interno del nostro bicchiere. Come potete vedere, il nostro boccalino è già con il ghiaccio all'interno. Dobbiamo semplicemente andare a mettere di volta in volta i nostri ingredienti. Partiamo dallo sciroppo. Non utilizziamo gli strumenti dei baristi, ma utilizziamo una semplice tazzina. La prima cosa che andremo a fare è quindi mezza tazzina di sciroppo di mirtillo. Eccola qua, la vedete? Andiamo al... Oh, perfetto, riempiamo, sono due tazzine di succo di pompelmo. Voilà, perfetto, ci siamo quasi. Manca il terzo e ultimo ingrediente, eccolo qui, il nostro succo / sciroppo di melograno, che poi non è nient'altro che una granatina. Andiamo con una tazzina a completare il nostro cocktail. Ora possiamo chiudere il nostro cocktail e godercelo come vogliamo. Ciao! Attendiamo le foto dei vostri cocktail qui sulla nostra pagina Facebook di TG Events. Andrea Biandrino, TG Events.